Primo anno, manutenzione delle giovani plantule. Col passare del tempo, nel plumbeo e glorioso autunno, una foglia dopo l'altra cresceranno lentamente, dando forma alle piantine vere e proprie. Arriviamo così alla necessità di qualche intervento di manutenzione. La semina fatta in pieno campo ben presto necessiterà di una premurosa controllatina capillare alle erbe spontanee in fase di prima crescita. Si può attuare con la medievale zappa o con il paleolitico spulciamento manuale, o con entrambe in una tattica combinazione complementare. Questo atto di manutenzione serve a evitare che le giovani piantine cipollifere si perdano nella selva selvatica. Pertanto è propizio ripetere periodicamente questo controllo capillare delle erbe spontanee, ritardando volta dopo volta l'eccessiva crescita di esse, che potrebbero fagocitare le cipolle, mettendo a rischio l'esito di tutta la coltivazione. Apparentemente può sembrare un lavoraccio, ma svolto nella contemplazione del presente, in compagnia del respiro, può diventare molto, molto piacevole. E in questa fase della coltivazione, la rimozione delle erbe spontanee è l'unica forma di manutenzione necessaria, almeno per quanto riguarda le piantine dalla semina in campo, in cui le cipolle hanno un suolo profondo dove affondare liberamente le radici, ben idratate dall'uggiosa e plumbea stagione autunnale. Se invece osserviamo le semine fatte in semenzaio, per prima cosa ci accorgiamo che, se ad esempio siamo in serra, occorre innaffiare attivamente e frequentemente per mantenere la giusta quantità d'acqua nel substrato di crescita, che non deve essere né troppa e né troppo poca. L'innaffiatura è un lavoro certamente glorioso se si ha acqua a disposizione, ma ben presto subentra un altro tipo di manutenzione, ovvero il ripicchettamento, da attuare possibilmente con delicatezza, come quando si corteggia una persona amata. A tal proposito, ti suggerisco la visione di un video appositamente realizzato su come effettuare il ripicchettamento in 8 semplici fasi. Trovandosi a ripicchettare le cipolle per la prima volta nella sua vita, il dolce Simone Lauri disse: "Ogni ripicchettamento è un neurone che si esaurisce." Ma ciò non deve dissuadere gli apprendisti dal cimentarsi in questa pratica fondamentale. Anzi, grazie al ripicchettamento si dà ad ogni singola piantina lo spazio di cui ha bisogno per svilupparsi, a patto che il substrato di terriccio sia stato preparato adeguatamente. A tal proposito, ti suggerisco la visione di un altro video appositamente realizzato su come preparare il terriccio universale, seguendo una semplice ricetta fai da te. Anche le semine a spaglio, effettuate direttamente negli alveoli, si possono gestire con la tecnica del ripicchettamento. In questo caso, per elevare i nuclei di plantule ben ordinati nella solida zolletta di substrato, risulta molto comodo e snellisce il flusso di lavoro, facilitando l'apprendista. Invece, ad esempio, per elevare le piantine da uno spaglio in cassone, può risultare meno pratico, meno intuitivo, meno immediato e più critico. Dunque potremmo identificare questa come tecnica lievemente avanzata. Buona usanza è praticare il ripicchettamento quando le plantule hanno raggiunto un minimo di robustezza, presentando possibilmente almeno l'accenno della seconda foglia in fase di crescita. Tuttavia, agendo con la massima delicatezza, si possono avere buoni risultati anche ripicchettando allo stadio filiforme e monocotiledone. La dimensione ideale per il ripicchettamento delle cipolle va dalle vaschette da 12 alveoli alle vaschette da 6, ma volendo glorificarle si possono anche usare le vaschette da 4, dando più spazio alle radici e migliorando la possibilità di sviluppo. Per favorire l'attecchimento delle radici nella nuova dimora è importante attenersi a 2 accorgimenti fondamentali. Il primo è il taglio parziale dell'apparato fogliare. Può essere sufficiente una lieve spuntatina, ma anche un taglio netto a metà può andar bene. In questo modo si riduce la superficie fogliare, diminuendo l'attività fotosintetica,
che in questa fase richiederebbe troppa linfa rispetto a quella che le radici potrebbero fornire, non essendo ancora ben ancorate al nuovo substrato. Il secondo accorgimento è tenere le plantule in una condizione di mezz'ombra, lontano dai raggi di luce diretta, sempre con l'intento di limitare l'attività fotosintetica, riducendo in questo caso l'afflusso di fotoni che innescano la fotosintesi. Dopo un intervallo di tempo che va dalle 24 alle 48 ore, si possono mettere le plantule in posizione definitiva, sotto la massima esposizione solare,